Questa sera è previsto l'arrivo di Charles de Ketelaere, parliamo di lui, ma parliamo soprattutto del mercato che aspetta il Milan nelle prossime settimane. Partiamo da Charles de Ketelaere, vediamo il programma, arriverà intorno a mezzanotte all'aeroporto scalo privato, si chiama Linate Prime, accompagnato dalla mamma. Hanno già prenotato 4 stanze nell'hotel vicino a Piazzale Lotto, l'hotel che non sarà più l'hotel della zona di Villa Pizzone, ma sarà quello di Piazzale Lotto, vicino a Piazzale Lotto, l'hotel di base per i giocatori che arriveranno al Milan. E anche il Milan, quando come abitudine lo sappiamo, effettua il ritiro non a Milanello, ma direttamente vicino a San Siro. Lì sarà vicinissimo a San Siro. Il giocatore la mattina di martedì effettuerà le visite mediche a partire dalle 9 alla clinica di Via Quadrono, la clinica La Madonnina, poi Via Palinuro per l'idoneità e poi le firme, finalmente con la famosa posa fotografica con Ricky Massara e Paolo Maldini. Finalmente Charles de Ketelaere, che è accompagnato, dicevo, dalla mamma e dall'agente di Mühl, finalmente potrà respirare l'aria che attendeva da tempo, come i tifosi attendevano da tempo questo prospetto di campione, questo prospetto di grande talento. Vediamo se Pioli, molto pragmatico, non regala nulla a nessuno e neanche mediaticamente interessa nulla a Pioli. Interessa che i giocatori entrino in campo quando stanno bene e che non portino nocumento alla squadra che ormai dell'identità e della filosofia di gioco fa la sua forza. Quindi ci auguriamo che possa entrare con quell'attesa. Abbiamo detto, l'abbiamo paragonato più volte a Kakà, per il suo viso, per questa espressione, non so se abbia gli occhialini e allora sarebbe proprio come Kakà, ma quell'attesa che avevo il 23, deve essere stato proprio il 23 agosto del 2003, quando è entrato, io c'ero a Cesena, vorrei esserci anche a Vicenza, e quando è entrato nel secondo tempo di Milan National Bucarest, allenato da Walter Zenga. E questo ragazzo volava leggero, superando con dribbling irresistibili gli avversari, facendoci brillare gli occhi. Non conosco sinceramente tanto le attitudini di Charles de Ketelaere, perché ne parlano bene quelli che l'hanno seguito. Io non l'ho seguito a fondo, ho visto degli spezzoni di partite, quindi sono molto cauto nel descrivere le sue caratteristiche. Voglio vedere, mi dicono che però possa essere un nuovo De Bruyne, e sarebbe un bel complimento, ma non diamogli nomi, non diamogli pressioni. Potrebbe essere il giocatore che può dare ulteriore qualità, leggerezza, classe, stile, eleganza al Milan. Adli de Ketelaere è un Milan veramente, un Milan elegante, un Milan fashion, è un Milan da Fashion Week, un Milan da fashion, da abiti di lusso. Ha dei giocatori di lusso, ha dei giocatori eleganti, ma di alta eleganza. È un Milan haute couture, cioè alta moda. Questo Milan è un Milan haute couture. Potrebbe andare nella settimana di Parigi, della haute couture, quindi un Milan elegante. E visto che ha i capelli un po' rossi, De Ketelaere, da quello che ho visto, e potrebbe essere il rosso Valentino del Milan, perché è un giocatore veramente straordinario a livello di eleganza. Arriva De Ketelaere, vedremo l'inserimento, dove lo metterà. Pioli non lascerà dietro Diaz, Adli, Selemaker, Messias, tutti si sentiranno importanti, perché noi, cioè il Milan, abbiamo un grande allenatore. Un allenatore che è cresciuto con la squadra, ha fatto crescere la squadra e che adesso mi dà l'impressione, sapete, anche lui leggero perché si diverte, emoziona perché si emoziona. Si emoziona e dunque emoziona.
Quindi questo è il grande lavoro, la grande attitudine, una delle grandi qualità di Stefano Pioli. Adesso lui è un grande stilista del calcio. È il nostro Valentino, è il nostro Armani, è il nostro Christian Dior, è il nostro Yves Saint Laurent. Questo è Stefano Pioli. E per quello che Stefano Pioli ha bisogno forse ancora qualche rinforzo. E qualche rinforzo potrebbe essere ovviamente a centrocampo e qualche rinforzo potrà essere in difesa. Una difesa che già dà l'impressione di reggere bene, reggere molto bene sugli attacchi degli avversari. Con questo quattro gambe Tomori, questa piovra che va a recuperare, palloni su palloni, questo Kalulu che gioca con una semplicità ma una aggressività sportiva straordinaria. Vi ricordate grandi falli di Kalulu? No, perché lui va a precedere l'avversario. Lui va in anticipo, quindi non essendo mai in difficoltà non commette fallo. Questa è la grandezza, è la grandezza straordinaria di Kalulu. Per non parlare di un giocatore come Theo Hernandez, che ruota fumante in questo momento, è il terzino fra i più forti d'Europa. Quando parte all'interno dell'area, all'interno della metà campo avversaria, dà sempre l'impressione di fare male con un'azione personale. Arrivano due giocatori su di lui e come in occasione del primo gol, è libero Diaz, scala su Diaz, quello su Messias, è libero Messias. Questi sono gli schemi studiati a Milanello da questo grande stilista che si chiama Stefano Pioli. Per non parlare a destra di un Calabria, ma vi ricordate il Calabria che metteva questi palloni in mezzo agli avversari e si arrabbiava? Non ci arrabbiamo noi per primo, si arrabbiava lui per primo. Adesso da grande capitano, che non ha alzato per intelligenza, perché il Milan funziona così, l'ha fatta alzare ad Alessio Romagnoli, ma avrebbe potuto alzarla lui. Davide Calabria, che io ho ripreso con la telecamera nella prima partita da capitano. Lui ha debuttato da capitano dove? Ad Anfield, contro il Liverpool. È stato un debutto tremendo, ma è passato tanto Calabria da quella partita. E che Calabria in questo momento. Servirà qualcuno in difesa, bisognerà vedere cosa deciderà il Milan su Gabbia. Gabbia anche ieri ha sfiorato il gol dopo averne realizzati due. È un giocatore che il Milan, se sacrifica perché Gabbia vuole giocare e capire cosa regga per un campionato intero. Per tornare dopo un prestito alla Sampdoria, forse, ancora più forte di prima. Questo è il Gabbia che il Milan potrebbe cedere. Prima di cedere Gabbia, il Milan certamente non lo cede e poi va a prendere il difensore centrale. Prima arriva il difensore centrale e poi lo cederà. Milan ne vuole sempre avere 4, che diventano 5, che poi eventualmente con Gabbia rimangono ancora 4 se il giocatore andrà alla Sampdoria, come si dice. Quindi il Milan avrà sempre 4, che diventano 5 per poi ritornare 4. Ma meno di 4 non vuole nemmeno pensarci, anche perché Kjær, l'ha detto lui ieri, ha bisogno di giocare, ma mi è sembrato già abbastanza autorevole. Per il centrocampo, lì la situazione è chiara da una parte e complicata dall'altra, perché bisognerà capire quali siano le intenzioni di Renato Sanchez. Il Milan non è arrabbiato con Renato Sanchez. Milan aspetta Renato Sanchez, perché il Milan è fatto da persone intelligenti. E il Milan si è arrabbiato con qualche giocatore che poi non è venuto a rinforzare il gruppo, perché preferiva magari andare a giocare in una squadra tedesca di medio livello. E allora, quando un giocatore tra una squadra tedesca di medio livello e il Milan preferisce andare a giocare in Germania, il Milan non fa un cenno, lascia andare, perché questo giocatore lo ritiene non da Milan. Renato Sanchez la situazione è diversa. Renato Sanchez la situazione è che davanti c'è Paris Saint-Germain.
con tutto il bene che vogliamo al Milan, grande squadra in fieri, beh, il fascino del Paris Saint-Germain, fascino di nomi, fascino di grandi giocatori che sono impiegati lì, fascino di una capitale, e allora lo capisco, fascino di quello che ha vinto, fascino delle coppe, quello è il paragone lì con il Milan assolutamente è inesistente. È esistente visto l'allure di oggi del Paris Saint-Germain. E quindi il Milan aspetta Renato Sanchez mentre sta eventualmente studiando altre soluzioni. C'è da dire che per quello che riguarda il difensore centrale, Tanganga è nel caso di Alou, dovesse essere uno dei due, certamente arriverà costo zero. Il Milan non spenderà una lira per il difensore centrale. L'ha già investita con l'accordo con Lille per Renato Sanchez. Questa è la strategia prossima del Milan, per quello che riguarda i ruoli ancora da occupare i prossimi due. Mentre, attenzione, ve l'ho già detto nel video di oggi, mi stanno parlando benissimo nel poco che si è visto di Origi. Ve lo ripeto per chi non si fosse oggi collegato, no, per chi non avesse aperto il video di oggi, attenzione a Original Marine, mentre uno è entrato già benissimo negli schemi, ma soprattutto nel gruppo e nell'ambiente della squadra, è proprio Adli, che mi sono sorpreso perché non conoscevo questo risvolto, aspetta lui così giovane già il secondo bambino. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e andate su Spotify per vedere la gloria del Milan del 2011, diciottesimo scudetto.